all'allenatore, così come l'arbitro ha arbitrato benissimo, e quindi noi non ci possiamo lamentare, onestamente. Ilario Aglio e compagni, sono d'accordo con me. E quindi, onestamente, questa è una partita che abbiamo voluto perdere, non capiterà più l'occasione di affrontare una Juve così. Io l'ho vista proprio pessima, infatti, pure come dominio, come tutto il Napoli non è che è stato da meno, insomma, non ha osato, è stato remissivo, ha voluto accontentare l'allenatore che, come al solito, non ha visto la partita. No, solo questo volevo dire. Va bene, lo hai fatto, Roberto, grazie. Grazie Roberto, noi ci fermiamo pochi secondi e poi torniamo con voi con il filo diretto. Tufano Elettrodomestici, informatica, video, telefonia, elettrodomestici a prezzi mai visti prima. Rieccoci, 0816363663, filo diretto, oppure scrivete Angelo anche Alessio con Sky, ma ce lo perdiamo volentieri, insomma, perdiamoci. Ascoltiamo piuttosto i nostri amici che ci chiamano da casa o in auto, siete in giro, avete visto la partita, dove, raccontateci insomma come avete vissuto questo amaro sabato pomeriggio. Pronto? Ciao, buonasera, sono Nello da Casalnuovo. Ciao Nello, ti prego di togliere però l'auricolare, non so cos'è, il viso a voce, ecco, prego. Allora, è una partita decisa da due episodi alla fine, però bisogna dire anche una cosa, che non ci sono stati tiri a porta da parte del Napoli, quindi è vero, combattuta alla fine, il tiro della domenica, il ragazzo, il secondo gol, però è stato troppo poco magari nei tiri, cioè Insigne troppo tardi probabilmente. Va bene. È mancato forse, comunque sì, come si è sottolineato, il coraggio di pensare che questa partita io sono abbastanza d'accordo, poteva andare al di là del pareggio, sicuramente, forse si poteva usare di più. Va bene, ancora, ciao Nello. Ciao, salutiamo Nello e torniamo al telefono, pronto? Pronto. Radio Mattia. Spenta, radio spenta, Mattia. L'ho abbassata. No, spegnila, è meglio. Ah. Senti, io vorrei sapere una cosa, perché Mazzarri i cambi li fa sempre dell'ultimo, ai 5 minuti dalla fine? Ma non mica è sempre così. Eh sì. Oggi. Perché come ha visto la Juve ha fatto i cambi dopo 15 minuti del secondo tempo, perché non ha messo Insigne oppure qualcun altro che ce l'ha i giocatori sulla panchina? Non è che i cambi si fanno solo perché l'altro allenatore fa dei cambi, insomma. Tu che avresti fatto, Mattia? Insigne per Pandev? Oppure io a un certo punto avrei fatto con Maggio, che soffriva terribilmente a Samoa. Maggio soffriva, fuori Zuniga a destra e sì, mettere a sinistra Insigne, anche se poi è vero che Zuniga si stava comportando bene con Lichtsteiner, solitamente uno che ci dà sempre fastidio, e invece Maggio oggi non c'era quasi proprio non con la testa. Maggio con la testa non c'era proprio. Ma no, è che a Samoa, ragazzi.